Un'ala di Casa Gioiosa passa al Corpo Forestale Regionale. Giovedì mattina ad Alghero, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Cicito Moritto, il presidente del Parco di Porto Conte Antonella Usai, l'assessore al patrimonio del comune di Alghero Michele Pais e il comandante del Corpo Forestale Giuseppe De Logu hanno definito il passaggio formale dell'ala est della sede del parco alla regione Sardegna. L'ala est di Casa Gioiosa sarà destinata a base navale del Corpo Forestale che vigilerà sulla costa nord-occidentale della Sardegna con 9 uomini di equipaggio. Si definisce così un altro passaggio storico della struttura che sorge nella suggestiva baia di Porto Conte nei pressi di Capocaccia. Casa Gioiosa non rimane, come dire, senza una guardiania, è già un primo vantaggio, anche se un semplice vantaggio, ma il vantaggio vero per il territorio è che avremmo una blomb, cioè una diciamo un servizio forestale a mare, nuovo per Alghero, rafforzato con altre presenze, che significa maggiore tutela del territorio e maggiore tutela del mare, che significa una presenza importante, collaborativa con l'ente parco e con lo stesso comune di Alghero in tutte le attività non solo di vigilanza ma anche di educazione ambientale e di valorizzazione del territorio. Cioè significa comunque avere una risorsa in più che prima non si aveva nel territorio dell'Algherese.